Buongiorno e benvenuti. Nuovo videoforum di Repubblica TV. Oggi è con noi il candidato alle europee nel collegio nord-est per il nuovo centrodestra, Giuliano Cazzola. Benvenuto. Bentrovata e ben accolti anche gli ascoltatori e quelli che hanno presentato le domande. Cazzola, come sta andando nel nord-est? Ci colleghiamo con Milano proprio perché lei è in campagna elettorale. Che polso ha dagli elettori di questo partito che si presenta per la prima volta alle europee? Ma guardi, a seconda dei sondaggi, noi siamo dati fra il 5 e il 6% e alcuni sondaggi sono ancora più favorevoli, ci danno sopra il 6%. Per le esperienze che ho fatto io, ho sempre avuto, diciamo, delle iniziative con un'affluenza discreta, certo, non con manifestazioni di popolo, ma con persone attente, impegnate. Siamo un partito che ha dei quadri, che ha degli amministratori, che ha dei militanti e quindi siamo un partito che si sente anche liberato da una militanza precedente come quella che era nel PDL, che gli dà anche entusiasmo, questo sentimento di libertà, di non avere tutto il carico negativo che si aveva quando si stava nel PDL. Ecco, un E partito, ma quindi io forse lei in sono. particolare, allora, sta parlando anche di lei, perché ricordiamolo, Parlando anche di me, è sì, perché io il stato. PDL l'avevo lasciato, sì. L'ha lasciato, esatto, lei era onorevole per il PDL dal 2008 al 2011, anzi poi il nodo è stata Sì, la poi sono fiducia al passato al gruppo governo misto. Monti, esatto. Bravissima, il nodo è stato il governo Monti perché io ero un sostenitore del governo Monti e quando il mio partito decise di non votare più la fiducia, io continuai a votarla praticamente da solo. E poi fui candidato per scelta civica con poca fortuna e poi quando ovviamente Alfano ha fatto quella mossa che secondo me avrebbe dovuto fare nel 2012 e io sono tornato a casa e mi sento un precursore, ecco, mi sento un precursore di quanto poi è successo col nuovo centrodestra. Ma lei ha lasciato il PDL per Berlusconi o perché ha creduto fortemente in Monti? Beh, guardi, le cose coincidevano perché in realtà quando è venuto Monti Berlusconi ha fatto un passo indietro ed è stato circa un anno dietro le quinte, peraltro con una posizione ambigua, perché tutte le volte che c'erano dei mal di pancia nel PDL Berlusconi arrivava a Roma e diceva no, bisogna votare il governo Monti. E poi alla fine è tornato in campo lui, è tornato in campo con una posizione contraria al governo e soprattutto con una linea politica che poi è diventata la linea della campagna elettorale ostile all'Europa. E io ho visto che sono uno che in questa campagna elettorale mi sono presentato con due slogan. Uno, Europa über alles, per sbatterlo in faccia a tutti quelli che ce l'hanno con la Germania e con la Merkel, no? Il secondo, con l'euro, più Europa contro la crisi, non potevo fare una campagna elettorale, prestarmi a fare una campagna elettorale che non fosse in difesa del rigore, in difesa delle politiche che l'Europa stava facendo. Ma ci fu colpo di Stato o no? Sì, nella pubblicistica il colpo di Stato fu fatto per rovesciare Berlusconi, no? Fu allora che si disse che c'era stato il colpo di Stato. Io ho dichiarato anche recentemente che Berlusconi è caduto perché non potevamo reggere un PIL a 570 punti base come eravamo. Io ho ricostruito quella vicenda, mi sono fatto un'idea di quella vicenda. L'errore, secondo me, di Berlusconi è stato quello di litigare con Tremonti. Tremonti, nonostante che oggi si rimangi tutte le cose che aveva fatto da ministro dell'economia, ci garantiva in Europa, quando all'interno del governo sono comparse due linee, una di Berlusconi, sviluppista, antifiscale, e una di Tremonti che tendeva a dialogare con le indicazioni che venivano dall'Europa, è chiaro che non siamo diventati più credibili. Abbiamo fatto una manovra nel 2011, due manovre pesantissime, che non sono servite a niente, tanto che poi Monti ne ha dovuto fare una terza. Però io credo tutto sommato che se qualcuno in quel momento ha cospirato per fare un governo nuovo ha fatto del bene al paese. Io sono stato uno dei primi,
rispondono le agenzie, risponde la stampa, cioè posso fornire della documentazione pubblica a chiedere, lo feci in agosto del 2011, a chiedere che ci fosse un governo tecnico. Che poi firmò però il Fiscal Compact. Ah beh, il Fiscal Compact sicuramente fece bene a firmarlo, scusi, io lo difendo anche adesso. In questo momento il Fiscal Compact è citato come la strega nera che ci attanaglia, no? No, beh, ma io penso che sia stato fatto, è stato opportuno firmare il Fiscal Compact e che sul Fiscal Compact ci siano molte esagerazioni per il semplice fatto che non è vero che sia un fatto automatico. Invito gli ascoltatori a leggere il bel libro di Lorenzo Binismaghi che spiega le 33 false verità sull'Europa. Il Fiscal Compact non è uno strumento automatico, nel senso che gli stati possono far valere i loro problemi reali, possono far riconoscere i loro problemi reali. Nel qual caso viene chiesto un'operazione, diciamo, più elevata per quanto riguarda il taglio del deficit, e poi è chiaro che se si parte con un taglio di un ventesimo fra il 130% e il 60%, è chiaro che negli anni successivi, se la forbice diminuisce, diminuisce anche la misura del taglio. Poi vede, io sono sempre a rischio di diabete, perché sono un pochino sovrappeso, anche se in realtà per fortuna non ce l'ho ancora, ma uno che ha il diabete non è che può lamentarsi che gli tolgono lo zucchero, non è un vivere bene, vivere con un debito che cresce in continuazione. E anche perché debito comporta interessi, comporta scarsa credibilità di un paese e quindi comporta che un paese che deve far sottoscrivere 400 miliardi di euro tutti gli anni di servizio del debito è sempre a rischio che gli chiudono la porta in faccia. Per cui se c'è anche un po' di severità, vede, io mi sono astenuto quando l'hanno messo in Costituzione, sa perché? Perché invece di parlare di pareggio di bilancio si parlava di equilibrio di bilancio, che non è uguale al pareggio. Io mi sono astenuto con questa motivazione, quindi gli elettori sanno con chi hanno a che fare e ho voluto essere estremamente chiaro nel fare questa campagna elettorale. Ecco, andiamo a questa campagna elettorale, passiamo anche alle domande dei nostri ascoltatori. Perfetto. Allora, Laura Colletti si rende conto, chiede, che il suo presidente Angelino Alfano ha usato lo slogan di Renzi durante la campagna elettorale, ovvero derby tra rabbia e speranza. Quale peso avete in questo governo? Quagliariello ha già detto, da lunedì avremo molto più peso, ma lei che ne dice? Ma guardi, è chiaro che c'è una presenza mediatica di Renzi che è preponderante, però io posso portare il caso, per esempio, della legge Poletti. È una legge, a mio avviso, molto importante. Io sono un passo per essere un giuslavorista e do un giudizio molto importante della legge Poletti, anche se non sono molto entusiasta di questo governo, e l'influenza del mio partito nel determinare un cambiamento di questa legge, determinare l'indirizzo di questa legge, è stato fondamentale e riconosciuto da tutti. Alla Camera è riuscito in un certo modo, al Senato siamo stati in grado di aggiustarla. Ecco, ma su questo la interrompo. Nessuno se lo possa negare. Sul lavoro la interrompo perché ho visto forse anche un suo articolo sul Sole 24 Ore che dava 7 più a queste novità. Valentina Strada, a proposito di contratti a progetto, le scrive: conosco qualcuno che ha firmato 15 contratti a progetto semestrali senza interruzione, sempre con la stessa azienda e avendo come progetto esattamente l'oggetto sociale dell'azienda in barba alla legge. Non sarebbe ora di abolire questi usati e abusati strumenti di precarietà? Ma io posso rispondere che i contratti a progetto sono stati resi molto, molto impraticabili e molto rischiosi dalla legge Fornero. E la stessa che scrive dice che sono stati fatti in barba alla legge. Quindi più che avere delle leggi che regolano la materia, io non vedo cosa si possa fare. Faccio notare però che la legge Poletti, che sostanzialmente dà un forte respiro al contratto a termine, che comunque è una forma di flessibilità tra le più garantite e le più tutelate, perché a un contratto a termine si applicano le stesse norme del contratto a tempo indeterminato,
è destinata, secondo me, l'esperienza lo dice, è destinata, secondo me, ad ammassare anche le forme più precarie, perché un contratto a termine a causale garantisce di più rispetto a un probabile contenzioso di queste forme di contratti a progetto o di false partite IVA che sono state molto scoraggiate dalla riforma Fornero. Ecco, cita la Fornero e allora io le cito Stefano Corradini, che ci ha scritto più e più volte, tiene moltissimo alla sua domanda. Cosa ne pensa il dottor Cazzola della vigliaccata della riforma pensionistica della Fornero, che con la scusa di favorire i giovani ha fregato noi 50-55 anni, costringendoci a restare al lavoro sino quasi alla morte? Nel mio caso concreto, quando iniziai nel 1984 a lavorare, erano necessari 35 anni di contributi. Oggi ne devo avere 44 più 3 mesi. Ho sempre votato a sinistra per difendere i diritti dei lavoratori, ma stavolta sono andato a firmare il referendum richiesto dalla Lega di Salvini, l'unico che ha il coraggio di denunciare questa iniquità. Beh, guardi, io per essere onesto devo dire che difendo la riforma Fornero, anche se credo che al lato della riforma Fornero vadano trovati e sono stati trovati delle risposte e vanno ulteriormente trovate, laddove ce ne sia bisogno, delle risposte alla questione degli esodati, a quelli cioè che rimangono senza lavoro, Gli in esodati, età sugli esodati abbiamo ovviamente una bella galleria di esodati che hanno lo so, ma esposto i loro cartelli io sono di un protesta in beniamino, piazza contro Renzi, con il quale l'NCD governa, io però. sono sì, ma poi sono un beniamino degli esodati, ho una lunga storia con loro da quando ero parlamentare. Io credo, io sinceramente io non credo che si possa andare in pensione come si andava una volta. Io credo che gran parte del debito pubblico sia stato fatto perché noi abbiamo mandato in pensione persone che non avevano una copertura contributiva adeguata, sufficiente. I baby boomer si sono trovati in condizione di lavorare 35 anni e di arrivare a quella età, al requisito richiesto dei 35 anni, in età spesso di poco superiore ai 50 anni. E questo è un sistema pensionistico che non ce lo può permettere. Cosa vuol dire? Vuol dire che questi devono morire di fame? No, io credo che noi dobbiamo metterci in condizione di avere delle politiche attive del lavoro che consentano a uno che perde il lavoro a una certa età di non avere una risposta solo dalla pensione. E ovviamente sono necessarie politiche, ammortizzatori sociali che vanno in questa direzione. Siamo in Però temi io un po' tecnici. sinceramente, io credo che la riforma Fornero probabilmente è stata troppo severa, doveva avere criteri maggiori di flessibilità. Però come io continuo a criticare la riforma. Una parte della riforma sul mercato del lavoro, io la Fornero per quanto riguarda le pensioni la difendo. Senta, c'è Quindi chi. mi deve votare, sa come la penso. Ecco, c'è chi dice che è stato troppo severo lei sulle ricongiunzioni. Le scrivono: vorrei sapere cosa sta facendo l'onorevole Cazzola per risolvere il tema delle ricongiunzioni onerose introdotto dal governo Berlusconi-Sacconi nel luglio 2010, lei era lì, con il voto di Cazzola come presidente della Commissione Lavoro. Ricordo che dopo alcuni mesi anche il sottosegretario dell'epoca ammise che la legge 122-2010, questa, aveva travalicato le intenzioni del legislatore. Lei se ne va al Parlamento europeo e intanto migliaia di lavoratori dovranno sborsare migliaia di euro per ricongiungere 2 periodi contributivi, prima correttamente gratuiti. Amilcare di Ferzo, mi sembra. No, Amilcare ha ragione. Io però ho le responsabilità che ho, ma non è che mi è stata data la responsabilità di questa norma quando io questa norma l'ho sempre combattuta. Questa norma non passò neanche dalla Commissione Lavoro, venne messa in Commissione Bilancio e arrivò in aula con la fiducia e con una relazione tecnica della Ragioneria che diceva che questa norma era difficile quantificarne gli oneri. Quando ci siamo accorti dell'errore fatto, abbiamo fatto di tutto per riuscire a venirne fuori. E io ho dato un contributo importante per venirne fuori, alla fine della legislatura, per ripristinare la ricongiunzione gratuita sulla questione della vecchiaia. Sull'anzianità so che ci stanno lavorando in questa legislatura, per la vecchiaia il problema è stato risolto.
nel senso che si possono ricongiungere i contributi in maniera gratuita, se era gratuita prima, per la questione della vecchiaia. E quindi un pezzo di errore sono riuscito a rimediarlo. Però ecco, io la responsabilità che porto è una responsabilità che è condivisa da tanti, in particolar modo ho cercato di rimediare, nel senso che c'è una mozione votata dalla Camera per risolvere il problema dell'altra legislatura che portava il mio nome come primo firmatario, e poi in sede di commissione lavoro nelle ultime battute della legislatura abbiamo cercato di salvare almeno la possibilità di andare in pensione di vecchiaia con la ricongiunzione. Allora, per gli altri resta la totalizzazione. Andiamo ad altre spine, queste tutte del presente. Alessandro Montrasio le scrive: gentile Cazzola, cerco di condurre la mia vita con onestà insegnando ai miei studenti e ai figli i valori che sono fondamento del vivere civile. Ora lei mi deve spiegare cosa dovrei dire ai miei ragazzi. Com'è possibile che venga candidato all'europeo un politico come Scopelliti, un condannato, un politico chiacchierato per le sue frequentazioni e la sua dubbia condotta? Se nemmeno una condanna, per quanto di primo grado, può impedire di fare politica, allora non c'è proprio più speranza di rinnovamento. Che figura facciamo in Europa? Che figura facciamo davanti ai giovani che ancora sperano in un'Italia migliore? Al caso di Scopelliti possiamo aggiungere il numero 7 nella vostra lista alle europee, che è il presidente del Consiglio regionale, che è stato inquisito, anzi sì, che è stato inquisito di recente. Ma guardi, allora, io Scopelliti non lo conosco. Paolo Romano. Scopelliti è il presidente della Calabria, no? Io credo che ogni cittadino abbia diritto a 3 gradi di giudizio, 2 gradi di giudizio più quello di legittimità, e possa essere ritenuto colpevole solo quando è condannato in via definitiva. Poi se ci possono essere questioni di opportunità o di non opportunità, che si possono far valere, io non sono io che ho fatto le liste e non sono io sicuramente che ho fatto le liste della circoscrizione del Sud. Posso dire che la stessa discorsa vale per il presidente del Consiglio regionale della Campania. E io ricordo che in Campania non è il primo caso in cui ci sono certe telefonate, vengono prese come concussione e poi le questioni finiscono per essere derubricate o per avere un giudizio meno grave, no? Posso dire semplicemente che c'è stato un ministro del governo Renzi, la ministra delle riforme, che in aula si è alzata dicendo che comunque un avviso di garanzia o comunque un procedimento appena iniziato non è una causa per far dimettere un sottosegretario. Se non sbaglio è stata la ministra Borghi, si chiama, no? Sì, Maria che ha fatto questa dichiarazione in aula. Boschi che ha fatto questa dichiarazione in aula. Senta, beh, quindi però c'è un problema di opportunità, lei ha detto. C'è un problema, nel momento in cui Grillo, ma anche il PD candida persone con la fedina penale pulita, forse anche solo per dare un messaggio agli elettori si poteva evitare, anche l'NCD poteva evitarlo. Poteva evitarlo, se fossi dipeso da me probabilmente l'avrei evitato, probabilmente lì ci sono delle condizioni, ci sono delle condizioni che hanno ritenuto appunto di non doverle evitare, insomma, di stare a quelle che sono le regole che ogni cittadino ha nei confronti della giustizia. Senta, a proposito di giustizia, Demetrio 40 chiede: cosa pensa oggi quando guarda Berlusconi dare del pregiudicato e dell'evasore a Grillo? Si potrebbe dire che il bue che dà del corruto all'asino, no? Per citare una cosa popolare. In ogni caso, io non so quali siano i reati di Grillo, credo comunque che l'omicidio, ancorché colposo, sia qualcosa che dovrebbe rodere un pochino di più la coscienza di altri reati. Senta, ma cosa farà, e qui cito Francesco Manna, il governo di cui lei fa parte, il governo Renzi, se Grillo vince, come dice, queste europee? Basterebbe anche che non le vincesse, ma arrivasse molto vicino, insomma, un piccolo sorpasso o anche un pareggio sarebbero pesanti per il governo. Guardi, Renzi. Allora, io su questo ho delle opinioni molto precise. Io sono uno che non conta quasi nulla, quindi non prendete le mie opinioni per le cose che poi possono succedere. Io credo che queste elezioni europee sono destinate a cambiare il quadro politico,
perché comunque verrà fuori che se si dovesse andare a votare con un maggioritario, con una legge maggiore, con l'Italicum, che io giudico essere una pessima legge, anche se è del governo di cui il mio partito fa parte. Ah, ecco, liberticida lei ha detto, una legge liberticida. Sì, una legge liberticida, cioè se scombiniamo questa legge con, per esempio, con la riforma del Senato, è una legge liberticida, nel senso che è una legge sostanzialmente che regala un premio di maggioranza enorme a chi vince le elezioni e fa fare i portatori d'acqua ai partiti che entrano nelle coalizioni se non raggiungono il 4,5%. Quindi uno si fa bello dei voti degli altri e poi riceve un premio, magari anche se prende solo il 20-25% di consenso proprio. Ma chiusa questa parentesi, io credo che se si verificherà un bipolarismo Renzi-Grillo, l'Italicum è morto. E io credo che si andrà a votare, si dovrebbe andare a votare, questa è la mia opinione di uno che conta pochissimo, si dovrebbe andare a votare con il consultellum, cioè si dovrebbe tornare a un proporzionale corretto, con le soglie che sono rimaste, le soglie del Porcellum sono rimaste anche nel Consultellum, perché nella Prima Repubblica i partiti, chiamiamoli democratici, hanno gestito un PC che aveva il 30%, a volte anche più del 30% dei voti. Quindi con un sistema proporzionale, io credo quindi che Forza Italia da un lato, il PD dall'altro, il nuovo centrodestra, Scelta Civica, via di questo passo, possono avere la maggioranza dei voti e gestirsi un Grillo con il suo bravo 30% all'opposizione. Questa è la mia opinione, anche perché credo che se ci sarà un voto di questo genere, mi auguro che anche dentro il PD si metta in moto qualcosa e magari tornino a dirigere il PD dirigenti che siano un pochino più preparati, più scafati e meno presuntuosi di questi ragazzotti che ci sono adesso. Ecco, adesso ho detto ragazzotti, lei davvero con l'NCD governa insieme a Renzi, ma ne ha un giudizio terrificante, ho trovato alcune citazioni, uno sfascia carrozze delle istituzioni che risiede abusivamente a Palazzo Chigi, ha detto di Renzi, uno che suona il mandolino invece della gran cassa di Grillo, quindi segue malamente Grillo, perché tanta poca stima in Renzi, cos'è che non va in questo premier? Beh, guardi, allora, come vede... Io sono uno che dice i sì e i no, no? E lei legge delle cose che ho scritto, non è che ha trovato un archivio segreto, no? Legge delle cose che ho scritto. Perché giudico così Renzi? Perché penso che sia uno sfascia carrozze delle istituzioni? Perché questa idea del Senato che ha lui a me fa venire all'orticaria, perché pensare a un Senato della Repubblica che diventi una specie di dopolavoro dei sindaci d'Italia, a me fa venire l'orticaria. Se penso al sindaco della mia città, Bologna, che diventa sindaco di una città importante come Bologna, diventa presidente dell'area metropolitana perché è stata abolita la provincia, oppure è stata maccheronata la provincia, perché poi rimane come un organismo, non si capisce bene come. Beh, ci vuole un cambiamento delle leggi costituzionali per cambiare davvero, no? Lo so, per cambiare appunto, la Costituzione. E nello stesso tempo diventa anche senatore, e questo è il valore che spinge questa confusione, no? Questa cosa qui, è il fatto di risparmiare due stipendi. Io mi indigno, anche se io non ho mai avuto nulla da spartire con certi giuristi che vengono oggi spernacchiati mentre venivano considerati il sale della terra fino a ieri, io credo che non si possa fare delle cose di questo genere, che non si possa prendere a calci le istituzioni. Cioè, il vero problema del bicameralismo, sa qual è? Sono i regolamenti. Sarebbe sufficiente cambiare i regolamenti per riuscire ad avere un sistema politico più efficace anche col bicameralismo. Io di questo ne sono assolutamente convinto. E questa idea appunto di fare del Senato una specie di sinecura dei sindaci d'Italia mi fa arrabbiare, insomma, mi indigna. Se poi lo sommiamo con la legge elettorale, con una legge elettorale che regala la maggioranza a chi non se la merita,
Secondo me c'è veramente la riduzione degli spazi di democrazia. Poi qual è stato il leitmotiv della campagna della politica di Renzi? L'antipolitica. Per quello dico che poi alla fine lui tirerà la volata a Grillo, perché Grillo suona la gran cassa e lui suona il mandolino, no? Questa polemica, come può un Presidente del Consiglio permettersi, per esempio, di dire che i funzionari del Senato che compilano il rapporto sul decreto IRPEF criticano alcune misure semplicemente perché lui gli ha tagliato lo stipendio? Come può uno permettersi di dire delle cose di questo? O di venire in televisione a dire noi faremo alla pubblica amministrazione una lotta violenta? Sono discorsi di uno sfasciacarrozza istituzionale, cioè di uno che tutto sommato ha sfidato Grillo sul suo terreno, e si vedrà che il prototipo purtroppo è meglio dell'imitazione. Senta, parliamo invece anche di Angelino Alfano, ministro dell'Interno, leader dell'NCD, che attacca pesantissimamente l'Europa sul fronte immigrazione, non ci aiutano, non ci sostengono. Vittoria Fabrizio dice: per i rapporti con i paesi della sponda sud di Mediterraneo il nuovo centrodestra cosa propone? Le cito anche Alberto Nobili: cosa ha fatto Alfano dopo la strage di Lampedusa per sollecitare l'intervento dell'Europa? Perché qualche giorno fa la commissaria europea Malmström ha chiesto all'Italia: diteci di cosa avete bisogno. Aggiungo, ora Alfano dice dal 26 pugni sul tavolo, ribaltiamo tutto, non diamo più i fondi all'Europa, ma in fondo come ministro dell'Interno non poteva battere i pugni prima delle elezioni? Guardi, allora, va detto che Alfano, come vicepresidente del Consiglio del Governo Letta, ha condiviso l'idea di mandare la flotta nell'operazione Mare Nostrum, che è stata un'operazione umanitaria credo significativa, importante, anche se rischiosa, perché io sono convinto che oggi gli scafisti assicurino il loro carico dicendo stiamo tranquilli che a metà strada troviamo la flotta italiana, quindi sostanzialmente siamo andati a prenderli. Ma io credo, vede, io voglio essere veramente politicamente scorretto anche in questo caso, perché sulla storia dell'immigrazione di Lampedusa c'è molta esagerazione, c'è molta propaganda elettorale. Perché la cosa singolare è che il fatto che sia il paese che riceve il profugo lo debba anche gestire e debba fargli i controlli per vedere se ha diritto all'asilo politico, lo prevede il trattato di Dublino, Dublino 1, Dublino 2, Dublino 3. E che ci siano poi situazioni, che ci siano state esagerazioni anche in passato, lo dicono anche i dati. Per esempio, quando ci fu la destabilizzazione dei regimi del Nord Africa, no? Si disse che sarebbero arrivati in milioni, a Lampedusa arrivarono in 20.000, la maggior parte degli immigrati, anche degli stranieri, arriva dall'est, arriva con altri mezzi, e la maggior parte dei clandestini, lo dicono i dati, sono persone che arrivano regolarmente in Italia, magari con un permesso di soggiorno, un permesso di studio, poi quando l'hanno finito passano in clandestinità. Di 550.000 libici che sono scappati dal loro paese ai tempi della vicenda di Gheddafi, la grande maggioranza è andata in Tunisia e in Egitto, da noi ne sono arrivati 15.000. Ma quindi oggi Alfano... Che sono tanti... Però adesso, andando all'oggi, secondo me, è stato abbastanza incisivo in Europa, all'oggi, dovrebbe chiedere altro? Beh, io credo comunque che credo che si debba decidere una strategia. E poi io credo che dobbiamo vedere magari procedure più veloci per la distribuzione per l'allocazione delle persone che vengono in Italia per andare in altri paesi. Poi la cosa vera da fare è fare i controlli al momento dell'imbarco, fare accordi con gli stati di quei paesi, cosa molto difficile perché abbiamo visto cosa è successo in quei paesi, ma l'unica cosa che funziona un poco è quello di esternalizzare i controlli, portare i controlli nei paesi di partenza, altrimenti... è un sistema di vasi comunicanti, è molto difficile quando ci sono appena qualche chilometro di mare fra una nazione povera, piena di giovani, e una nazione vecchia, sufficientemente benestante. È chiaro che poi
insomma, il sistema dei vasi comunicanti fa sì che il passaggio avviene, anche se noi dovessimo mettersi a canoneggiare. Vede, sono abbastanza irresponsabili, credo, quelli che fanno leva su questo tema per prendere dei voti. Questo è, l'Europa, lo studio dell'invecchiamento in Europa ci dice che l'Italia a metà secolo avrà 12 milioni di immigrati, di lavoratori, di stranieri, non di, e quindi che ci si debba porre il problema anche di quali diritti riconoscere a questi, di come gestire la questione della cittadinanza, lo dicono i numeri. Certo. Cazzola, il nostro tempo è praticamente scaduto, diceva i responsabili, sì, a quelli che appunto cavalcano questi temi sull'immigrazione, Grillo è stato piuttosto prima severo, poi più ambiguo. Se Renzi le fa venire l'orticaria, Grillo cosa le fa venire? Lei europeista convinto, Europa Uber Alles, faccia un appello, Grillo, visto che questa ondata di euroscettici è montante su questo punto. Perché non votare contro l'Europa? Ma non votare contro l'Europa perché vorrebbe dire buttare a mare il bambino con l'acqua sporca, buttare a mare il lavoro di generazioni. Non votare contro l'euro perché, cito solo un dato, no? Quando noi uscimmo dallo SME, la lira era 765 lire per un marco, perché lo SME è il sistema monetario, che era le monete erano parametrate al marco. Uscimmo nel 92 perché eravamo attaccati violentemente dalla speculazione, nonostante che il governo Amato avesse fatto manovre da 120 mila miliardi di lire in due tranche. 30.000 prima, 90.000 poi. Siamo rientrati nel 96. Nel 96 siamo rientrati a 990 lire per un marco. Quindi abbiamo avuto la lira ha avuto una svalutazione del 30%. E questo secondo me... Poi c'è un'altra ragione da portare. Allora, ci sono 17 paesi che hanno l'euro. Uno è entrato, siamo diventati 18. Ce ne sono altri 6, gli altri paesi baltici e i paesi slavi, che hanno l'istruttore in corso per entrare. Non c'è nessun paese che si pone il problema di uscire, anche se ci sono forze all'interno di ciascun paese che questo problema lo pongono. La Grecia, la stessa Grecia, la Grecia martire, la Grecia su cui tutti piangono, povera Grecia, la vittima della Merkel... Non è che è tornata la dracma, si è presa la troica per restare nell'euro, addirittura ha cambiato voto, perché votò prima per la sinistra, poi si accorse di aver sbagliato, 3 mesi dopo votò per il centrodestra e per i socialisti, e oggi la Grecia cresce del 2,4%, 3 volte più di quello che cresce l'Italia. Va bene, quindi Grillo... Mi paiono buone ragioni queste. Grillo mente sapendo di mentire, per me, crede veramente... Chi? Grillo? No, guardi, io se lei trovi, secondo me Grillo è fascismo moderno, allo stato puro. Io penso che se dovesse vincere Grillo il mio posto sarebbe in un campo di concentramento o in campo di rieducazione. Insomma, con Grillo io non prendo neanche un caffè. Invito gli italiani a detestare Grillo e a non votarlo, perché... Con Grillo è in pericolo la nostra libertà, sono in pericolo le regole del nostro vivere civile. E grazie per avermelo ricordato e per avermelo fatto dire. Io il tempo è scaduto, voglio far contenta Greenpeace, Andrea Boraschi, perché a favore delle trivellazioni, chiudiamo con una questione praticissima in Adriatico, quando la quantità massima di petrolio estraibile equivale appena a 4 mesi di consumi nazionali. Già i primi test dicono Greenpeace fatto malissimo, la tartaruga caretta, mi piace chiudere con questa tartaruga che soffre secondo Greenpeace, secondo lei? Ma guardi, io credo che l'energia sia una priorità essenziale. Mi pare che l'Adriatico, che è il mio mare, sia pieno di trivellazioni, quindi non vedo cosa possa spostare qualche trivellazione in più. Va bene. Soprattutto quando sul versante dell'energia abbiamo fatto degli errori nei confronti di Putin e l'abbiamo buttato in braccio ai cinesi. Giuliano Cazzola, grazie, in bocca al lupo, si chiude qui il nostro videoforum, grazie a chi ci ha scritto. Grazie a lei e grazie a chi ci ha scritto.